Benvenuti a Baccavi per il terzo appuntamento del Why Not Contest. Questa sera abbiamo con noi i Petals Fetish Blues Band, già ospiti come tutti i concorrenti, del contest delle mezze serate. Lo scorso anno siete già venuti qui a marzo, se non sbaglio. E io, piuttosto che la solita intervista, siccome la vostra è una delle poche biografie, secondo me meritevoli di un'attenzione particolare, vorrei parafrasarla insieme a voi, così per capire un po' chi siete, come vi siete incontrati, con cosa fate, cosa ci proporrete. I Peto nascono, già il nome è abbastanza emblematico, da un compleanno arrangiato in cui Rocco Siffredi, che è dalle tu, giusto? No, sì. E da Narciso Procazzi, se arriva a buon costume a fine avvertitemi, decidono di portare una batteria, quella, una chitarra ed un microfono, la stessa. La stessa degli anni. Una batteria, una chitarra e un microfono personale, due pezzi di Chuck Berry. Un vostro riferimento finale, cioè. Sì, perché comunque il rock and roll è semplice e banale, tipico della fetish, diciamo che. Ripetutamente, senza questo. Erano solo due, quindi non avevamo altro repertorio, però lo repertorio è già di Bigun, classico. Jack Berry, c'era gente molto grezza, diciamo paesana, era una bella situazione. Potremmo sapere dove? A San Pietro a Tanagro, in provincia di Salerno, nel Palo di Viano, bellissima la location. Una volta ci sono stato al concerto. Mi colpì il fatto che molti vennero col trattore a seguire il concerto. Molto carino. Dico a peccato. Il trattore, bello. La Tosca era. Fantastico. Il trattore è un dopo un grande successo di pubblico, circa 20 persone. Bellissimo successo, eh. La mamma della festeggiata era comunque molto entusiasmata, simpatica. Era stato mio zio, a un certo punto si usa la batteria insieme alla mamma Luca, la cosa. Fu proprio bella, diciamo, una bellissima situazione. Completamente, la nascita di Peto Fetish. I due rinunciano, voi due sareste. Rocco, Siffredi e Narciso Procazzi. Perché ridete? Scusatemi, non capisco. Rinunciano all'idea di una carriera professionale come mai. Perché comunque noi eravamo per blues, la gente cercava la tarantella tipica e noi non ci siamo venuti. E l'ho fondato la Fetish Blues Band insieme con le iscrizioni, andiamo insieme al Festival della Ritrutti. E non sanno che noi siamo blues, pensano che sono le metal, allora c'è chi fa la sola, capito? E così è sempre la situazione della Fetish Blues Band. Continuiamo. I due quindi rinunciano all'idea di una carriera professionale, rimangono duri e duri nei matrimoni per continuare a suonare blues e rock and roll, unendosi a una coppia di metallari brutti, che sareste voi, Dark Fender e Ray Ciolo. No, Erika Tapetis, chi è? Scusate, tu sei questa donna. È lui. Dove sei, Erika Tapetis? No, ah, sei tu! Tu sei Enrichetta. Enrichetta. Diciamo che no. La tua estetica aveva qualche problema grave. Morali, tecnologici e soprattutto visivi. Direi. Quindi, formando così la Peto Fetish Blues Band. Beh, a questo punto spiegateci un po' la genesi del nome, c'è qualche tributo a qualche band, a qualche concept, a qualche movimento letterario, filosofico. Ma più che altro è il tributo al Peto, che comunque noi. Maestro del Peto, che è appunto Enrichetta. Crediamo proprio nel Peto, anche nel Fetish, perché comunque crediamo che le divisioni vadano tolte un po' per vivere una situazione più tranquilla, togliere l'ansia da dosso, eccetera, eccetera, quindi anche Fetish.
e poi siamo più spenti perché siamo di Venus. Perché ci piace di Venus? Ma io dico che tutti qua li troviamo, scusate, com'è possibile? No, vabbè. Beh, voi questa sera comunque ci proporrete un vario repertorio di pezzi vostri. Io volevo mettere un attimo in evidenza il vostro punto di forza, il pelo, però al di là di quello fate comunque cose molto carine, simpatiche, e per cui in bocca al lupo ragazzi, in bocca al lupo la Peto Fetish Blues Band, il nome è un po' complesso, diciamo. Ma è jazz bar, io non lo credo, sì, non puoi essere. Dopo dire al microfono, ogni tanto qualcuno ce lo dice, mi ci piace tanto. Sì, allora... semplicemente il capo jazz bar è il miglior locale che ci siamo mai esibiti, non ci hanno mai trattato così, mai, anzi addirittura una volta ci hanno trattato veramente male, non voglio dire il locale. Ma no, diciamo cosa hanno fatto però. Sì, semplicemente allora abbiamo pagato due volte. No, qui non succede grazie a Carmine, Carmine, e ragazzi a Giobondo, ma grazie soprattutto a me, devo dire. Vabbè, al di là di questo. Ricordo, ma... ah, poi già state proprio uniti! Arrivano. Perché siete ragazzi troppo simpatici. E vi ricordo un attimo le modalità con cui votare. Si votano alle 22 e alle 24, per ogni euro di consumazione potrete inserire il tagliando della dama alla bocca larga. Le votazioni sullo spoglio verrà effettuato alle 24, pescheremo qualcuno nel pubblico, possibilmente una ragazzina a Venezia, giusto per attirare un po' l'attenzione, e renderemo pubblico quindi il conteggio dei voti, che verrà subito pubblicato e sul sito del Bar Capri e la pagina Facebook del Bar Capri, di Radio Bozzo, eccetera eccetera. Ragazzi, buona musica a tutti.